Il nuovo anno scolastico porterà il posto fisso per 5.084 precari in Toscana fra docenti e personale ATA. A Firenze, Siena Lucca e Livorno sono cominciate le assegnazioni dei posti a tempo indeterminato per gli insegnanti vincitori di concorso. Seguiranno le assunzioni secondo le graduatorie permanenti e entro il 31 agosto le stesse operazioni saranno portate a termine anche dagli uffici scolastici delle altre province. La copertura dei 65.000 posti a livello nazionale rimasti vacanti nel 2010, 2011 e 2012 era stata annunciata dal governo all'inizio dell'estate dopo una lunga concertazione con le parti sociali. È un risultato importantissimo perché praticamente questi precari che comunque venivano utilizzati nella scuola avevano un rapporto annuale e invece da oggi possono contare sul rapporto a tempo indeterminato. 5.000, oltre 5.000 fra docenti e ATA in Toscana è un risultato veramente molto importante. Il numero più alto di assunzioni in Toscana, 1.800 in tutto, riguarda i collaboratori scolastici seguiti dai 656 docenti di scuole superiori e 652 di scuole dell'infanzia. Soltanto 393 assunzioni per le scuole elementari toscane e 544 per le medie. Ma c'è un'altra novità, per la prima volta i neoassunti non potranno chiedere il trasferimento in un'altra provincia prima di 5 anni, garantendo così maggiore continuità nell'insegnamento a migliaia di studenti.